Così per non smentirmi adesso parlo però di equazioni. Cioè noi il nostro compito qui, ho cercato di dare l'inquadramento generale del problema, quello che facciamo qui è quello di imparare a calcolare la parte idraulica degli acquedotti. La parte matematica degli acquedotti diciamo che si compone di due parti. Una è la comprensione della struttura topologica degli acquedotti medesimi e l'altra è capire quali sono le equazioni che si scrivono su questa topologia. Perché bisogna capire la topologia? Perché senza capire la topologia non si scrivono le equazioni in modo corretto. Ci sono tanti libri di testo in cui le equazioni sono semplicemente scritte in modo semi-quantitativo, nel senso che vengono spiegate a parole quali sono i simboli e allora in questo contesto i simboli dicono le cose corrette. Però i simboli si possono mettere e descrivere in modo corretto, come vi dico io. Naturalmente vi dico come sono le equazioni, per il momento non vi dico come si devono risolvere. Prima le scriviamo e dopo pensiamo come risolvere le equazioni. Questo è un sistema, il sistema informativo che vi ho mostrato prima della provincia di Trento. Queste sono le sorgenti, queste sono delle opere di adduzione, questo è un serbatoio di testata e questa è la rete di distribuzione. La rete di distribuzione che qui non è disegnata come rete, voi nella vostra esercitazione la dovrete disegnare però come rete. Qui è disegnata come un'area, come l'area coperta dalla rete di distribuzione. Quello che c'è dentro il reticolo del retino che avete visto prima è una cosa di questo tipo. È una rete della topologia mista, in cui vedete delle opere di presa, che qua le ho chiamate sorgenti, penso, no, opere di presa, sono i quadratini solo bianchi con la cornice. Le opere di presa sono distribuite nel territorio, nelle posizioni opportune, dove si può andare a prendere l'acqua. Poi ci sono dei serbatoi di compenso associati ad un torino piezometrico. In realtà in Trentino torini piezometrici non se ne vedono perché ci sono le quote del terreno che possono essere utilizzate in modo opportuno. Cominciano a non vedersi più i torini piezometrici neanche in pianura, perché un tempo non servivano appunto per dare il carico idraulico, come ho detto nella mezz'ora precedente. Però in questo momento si riescono ad avere degli impianti di pompaggio sufficientemente adeguati per cui si può dare il carico piezometrico alla rete direttamente dall'impianto di pompaggio. Mentre evidentemente se noi avevamo un impianto di pompaggio non così affidabile, il torino piezometrico aveva la funzione anche di dare molta affidabilità al sistema, perché una volta che l'acqua è su, io la devo semplicemente far defluire. Anche per questa ragione venivano fatti i serbatoi sospesi e non torini piezometrici. Il resto è la rete. La rete, come vedete, l'ho suddivisa in due parti, il blu chiaro, l'azzurro per la rete di adduzione o rete di distribuzione esterna e il violetto o blu, che dir si voglia, della rete di distribuzione interna o rete di distribuzione vera e propria, come la chiamiamo. Dal punto di vista topologico, che cosa distinguiamo? In realtà se partissimo dall'ordine topologico dovrei partire da qua. Distinguiamo dei nodi. I nodi sono gli elementi di congiunzione della rete, nodi o vertici del grafo. Qui ci sono due tipi di nodi, ci sono dei nodi esterni, cioè non sono collegati a nessun'altra opera o infrastruttura, e dei nodi interni, che invece stanno all'interno del sistema. I nodi esterni sono quelli blu, i nodi interni sono quelli rossi.
I nodi sono uniti da tratti. E quindi ho segnato due tratti, uno relativo all'adduzione e un altro relativo ad una alla distribuzione. E infine ci sono delle maglie, cioè ci sono dei tratti che sono uniti tra di loro in modo tale da formare un elemento chiuso. Almeno si possono percorrere questo insieme di tratti da un punto e ritornare al medesimo punto. Una cosa di questo tipo, una figura di questo tipo, costituisce una figura geometrica, se volete una partizione di questo piano. Questi sono triangoli, ma in genere qui vedete anche un tetraedro così di forma irregolare. Un elemento di questo tipo si chiama maglia. Nel gergo degli acquedotti, in topologia si chiamerebbe una faccia. Quant'è il numero? Quella precedente è una rete che si chiamerebbe anche nel gergo degli acquedotti una rete a topologia mista. Perché, per esempio, questa è una rete ad albero. Ecco, perché è una rete ad albero? Perché praticamente su di essa si può stabilire un semiordinamento. Cioè un nodo è preceduto da altri nodi e altri nodi che lo seguono, a meno che non siano i nodi estremali. E in una rete ad albero la direzione dell'acqua, tra l'altro, l'acqua va in una certa direzione di solito, quindi c'è un carico piezometrico che può essere assegnato in un punto e questo comanda la distribuzione dell'acqua. Questa è invece una rete a maglie chiuse, come si dice, anche nel gergo degli acquedotti. In questo caso ho pure assegnato una direzione ai tratti, perché questo mi torna conveniente poi mi torna conveniente per scrivere le equazioni, ma la direzione che ho assegnato è arbitraria, non dipende dalla direzione dell'acqua. Infatti in una maglia l'acqua può andare in una direzione oppure nell'altra a seconda di come si dispongono i carichi piezometrici. E questi carichi piezometrici non sono generalmente assegnati a priori, ma dipendono dal consumo che si fa dell'acqua durante le fasi di utilizzo. Se per esempio io mi siedo qui e comincio all'angolo e comincio a bere con un disperato, l'acqua viene verso la mia direzione e conseguentemente abbasso il carico piezometrico nel punto in cui mi trovo. E quindi, e viceversa, se tutti ci mettiamo in momenti diversi a bere o a usare l'acqua, il carico piezometrico dove siamo noi cambia. In generale il carico piezometrico al di sopra della maglia oscilla nel corso del tempo appunto a seconda del consumo che viene effettuato. Una prima indicazione progettuale naturalmente sarà quella in cui il carico piezometrico deve rimanere quanto più possibile uniforme su tutta la rete. Un tratto unisce due nodi, più tratti vanno a costituire una maglia, posso costituire una maglia chiusa. Esiste un numero, in che relazione stanno il numero di nodi, tratti e maglie? Stanno in relazione, in una relazione magica, nel senso che è un teorema formulato da Leonero, questo, il numero di nodi meno il numero di tratti più il numero di maglie, 0D meno 1D più 2D, le maglie sono bidimensionali, questo fa 1. Se noi avessimo una cosa di questo tipo in tre dimensioni, un grafo in tre dimensioni, numero di nodi meno numero di tratti più numero di maglie, che
che sono le facce, più il numero, meno il numero di volumi, fa sempre uno. È un teorema piuttosto interessante. Comunque questo vi serve per controllare quante sono i nodi, i tratti e le maglie. In questa infrastruttura ci sono, che sembra semplice, ci sono 28 tratti, 4 maglie indipendenti e 25 nodi, di cui 11 esterni e 14 esterni. La prima volta che ho disegnato questa cosa, poi ho dovuto contarla 7-8 volte prima di arrivare alla giusta classificazione. E se fate i conti, vale questo teorema di Eulero. Come si descrive una struttura topologica di questo tipo? La si descrive con delle matrici che si chiamano di adiacenza o di incidenza. In particolare le matrici di adiacenza mettono in relazione enti topologici di natura diversa, cioè per esempio i nodi con i tratti. Matrici invece che mettono in corrispondenza, che ne so, i nodi con i nodi, un nodo con un altro nodo, si chiamano matrici di adiacenza. E comunque il modo per generare, descrivere questi elementi è di numerare tutti i nodi, numerare tutti i tratti ed eventualmente numerare tutte le maglie. Qui abbiamo numerato tutti i nodi con il rosso e tutti i tratti in blu. E per rendere la cosa più interessante ho messo anche un quadratino per i tratti e un rettangolino per i nodi. Come descriviamo le connessioni di questo sistema? Usiamo questa matrice di incidenza, in particolare usiamo una matrice di incidenza T per N, tratti nodi, in cui mettiamo uno, cioè la prima, in cui il primo elemento di pendice si riferisce al numero di tratto, il secondo elemento si riferisce al numero di nodo. Allora consideriamo per esempio il tratto 1, che è quello in alto. Tratto 1 esce dal nodo 1 e va dentro il nodo 2. Allora A1, che è la matrice di incidenza che collega, dice quali, indipendentemente, io ho due elementi qui. Ho 1, 2 e 3, e da questa parte ho 1, 2 e 3. E qui mi chiedo, del tratto 1, il tratto 1 a quali nodi è collegato? Il tratto 1 è collegato ai nodi 2, 1 e 2. Allora in questa matrice di incidenza metto un numero diverso da 0 laddove intanto il tratto non è collegato, quindi 1, 3 sarà 0, tronco I e vertice 0 e vertice 3 non sono collegati, quindi A1, 3 sono 0. In generale A e J uguale a 0 quando un tratto non è connesso al nodo, il tratto I non è connesso al nodo J. Se invece il tratto I è connesso al nodo J, devo considerare se il tratto esce e orientato in uscita o in entrata dal nodo. Metto un più 1 se esce dal nodo 1. Quindi per esempio A1, 1 è uguale a 1. E è un meno 1 se entra nel nodo medesimo. Quindi per esempio ho A3, 1 che è uguale a meno 1. L'indice di riga è legato a A3, 1, terza riga, prima colonna, è meno 1.
Questa matrice, che quindi rappresento in modo diverso, quindi ho preso sopra, prendete A, vedete il nodo 1, anche se l'orientazione è cambiata. Nodo 1 e tratto 1. Il tratto 1 esce dal nodo 1, quindi è 1. Il tratto 2 entra nel nodo 3, quindi ha 2, 3 e meno 1. Il tratto A2, 1, il tratto 2 non è connesso al nodo 1, quindi A2, 1 è uguale a 0. Posso andare a costruire una matrice di questo tipo qua, anche in questo caso è 3x3, sfortunatamente, ma in generale, sfortunatamente, nel senso numero di righe e numero di colonne, per cui si fa confusione, adesso uno dice, ma qua, sulle righe cosa c'è e cosa c'è sulle colonne? Qui sulle righe c'è... ci sono i tratti, sulle colonne ci sono i nodi. Come vedete, la somma degli elementi su ciascuna riga da 0. Questo deve essere sempre una, per come è costruita. E questa è la matrice di incidenza relativa a quel sistema lì. La matrice di incidenza ci dice quale nodo è connesso con quale tratto, o meglio, quale tratto è connesso con quale nodo. E anche la direzione che è stata assegnata in modo arbitrario al tratto. Una rete semplice, diversa da quella di prima, è questa qua che vedete qua. Questa è una rete di adduzione, un caso tipico, un esempio tipico che spesso viene fatto di calcolo che poi noi useremo per vedere alcuni calcoli. Questo è una rete con tre serbatoi, un nodo interno e tre nodi esterni. Tre nodi esterni sono serbatoi. Generalmente sui serbatoi la piezometrica è assegnata. Forse almeno i due serbatoi, quelli più alti. Questo è il nodo interno. La matrice di incidenza. Qui ho quattro nodi e tre tratti. Giusto? 4 nodi e 3 tratti, di cui 3 nodi sono i serbatoi. 3 righe e 4 colonne. Vado a costruire la matrice di incidenza. La matrice di incidenza è questa che vedete qua. E dovete farlo una volta per esercizio anche a casa vostra. In realtà si possono permutare. Qui la numerazione degli indici è arbitraria. Posso permutare gli indici in modo tale da separare i nodi interni dai nodi esterni. In particolare il nodo interno è unico, qui il nodo interno è riferito solo alla prima colonna, mentre i nodi esterni sono le tre colonne sulla destra. E la matrice di incidenza risulta formata da due sottomatrici, una relativa ai nodi interni e una relativa ai nodi esterni. E intanto possiamo fare una piccola pausa.